Ciao a tutti ragazzi, io sono Feraz e oggi siamo in un nuovo video, finalmente dopo una settimana di inattività sul canale. Oggi faremo una top 5 delle migliori trasformazioni su Dragon Ball, ovviamente fan made, quindi non trasformazioni ufficiali. Ovviamente la top è personale, quindi secondo i miei gusti, e ovviamente se voi avete gusti diversi o non vi trovate d'accordo, potete tranquillamente fare qui sotto nei commenti una vostra top 5, proprio per discuterne, quindi argomentate, parlatene un po', come farò io nel video. E niente ragazzi, detto questo direi immediatamente di cominciare con la quinta posizione. Al quinto posto abbiamo il Super Saiyan White. È una forma che miscela il ki divino al potenziale sbloccato, quello appunto di Kaioshin il Sommo. È simile a Super Saiyan Blue, dato che comunque c'è l'infusione del ki divino in qualcosa. Solo che questa versione è molto più potente, proprio perché non viene infuso il ki divino ad un semplice Super Saiyan, ma viene infuso ad un potenziale liberato. Allora voi direte, ma dove sta il Saiyan in tutto ciò? Semplice, perché essendo un Super Saiyan God che è attiva appunto il potenziale liberato in fondo il ki divino, appunto è sempre un Super Saiyan, quindi non è Super Saiyan White Super Saiyan ad esempio, ma è semplice Super Saiyan White. Questo è un piccolo esempio appunto per farvi capire. Come aspetto abbiamo il personaggio che ottiene questa forma, prendiamo in esempio Gohan perché comunque è quello che si pensa che possa ottenerlo nell'anime di Dragon Ball Super appunto. I capelli si alzano come se fosse un Super Saiyan Blue o un Super Saiyan e diventano bianchi. Lo stesso ovviamente vale per le sopracciglia. Gli occhi diventano bianchi quasi tendenti all'azzurrino. È abbastanza particolare come cosa. Ed inoltre comunque gli abiti ottengono una tinta leggermente bianca, appunto l'essenza della trasformazione. L'aura è quella del Super Saiyan Blue però bianca. Come potete notare appunto è un recolor alla fine del Super Saiyan Blue come aspetto, ed è per questo che l'ho messa al quinto posto, seppur sia comunque una trasformazione molto interessante a mio parere, proprio perché Gohan potrebbe tranquillamente ottenerla essendo che ha il potenziale liberato, ed inoltre proprio fa per lui perché il Super Saiyan White è una trasformazione di calma basata sulla razionalità. E quindi sì, Gohan Super Saiyan White, aspettiamo solamente te. Al quarto posto abbiamo il Super Saiyan Blood, una trasformazione molto interessante e molto figa, ovviamente a mio parere, che è stata teorizzata qualche mesetto fa come trasformazione che avrebbe ottenuto Goku durante il Torneo del Potere. In molti fecero delle mod, la feci pure io una mod riguardo il Super Saiyan Blood, e io personalmente do questa interpretazione alla trasformazione in sé, che dovrebbe essere pure quella ufficiale appunto. Infatti il Super Saiyan Blood è una trasformazione che utilizza il sangue Saiyan, attenzione è una trasformazione divina, questo utilizzo del sangue Saiyan permette all'utilizzatore di essere più potente ed inoltre di utilizzare delle tecniche chiamate tecniche Blood, ovvero ad esempio Kamehameha Blood, Super Blood Kamehameha e così via, che permettono di utilizzare dei colpi potentissimi che però consumano sangue Saiyan. I rischi di questa trasformazione sono quelli di rimanere dissanguati e di morire, dato che è comunque una trasformazione molto difficile da mantenere e praticamente ti fa restare esausto e sempre con meno sangue, e quindi diciamo che utilizzarla per un lungo periodo non è tanto producente. Come design abbiamo un cambio di capelli che si alzano come un Super Saiyan Blue o come un Super Saiyan e diventano rossi. Ma non il rosso del God, ma proprio un rosso puro. Inoltre i vestiti e la pelle acquisiscono un tono rossastro. Gli occhi possono essere o senza pupille e bianchi come quelli di Broly ad esempio, e luminosi inoltre, quando non si ha il controllo della trasformazione, appunto l'aura esplode e si combatte però sprecando tanta potenza. Invece si ha la forma con le pupille rosse, che rappresenta appunto la forma controllata, con l'aura raccolta dentro il corpo dell'utilizzatore che appunto aumenta la potenza di quest'ultimo, rendendo tutti i colpi più controllati e precisi.
Personalmente mi sarebbe piaciuto vedere una trasformazione del genere proprio con queste regole perché sarebbe stata molto interessante. Sarebbe stata molto forte, ma comunque con un contro abbastanza consistente che avrebbe permesso all'utilizzatore di utilizzarla solamente poche volte e solamente in casi di necessità vera. Ovviamente è al quarto posto e non è in posizioni più alte perché l'aspetto è abbastanza semplice. Peccato perché personalmente se avesse avuto un aspetto più interessante sarebbe stata molto più in alto. Al terzo posto, ovvero al gradino più basso del podio, abbiamo il Super Saiyan 5, una trasformazione che ha fatto sognare un sacco di fan di Dragon Ball che però non abbiamo mai visto ufficializzata, proprio perché ormai Dragon Ball GT è purtroppo acqua passata e non è neanche canonico, quindi non penso vedremo mai un Super Saiyan 5. Ma parliamo della trasformazione in sé. Da chi è stata creata prima di tutto e quando? È stata creata da Toyaball, che è l'attuale Toyotaro, quello che sta disegnando Dragon Ball Super, nel 2000. Ed è una trasformazione che è subito piaciuta a tutti e che ha fatto sempre scalpore. L'abbiamo vista su Goku, su Vegeta, su Gogeta, su Gohan, su chiunque praticamente, questo soprattutto grazie ai fan. Ed inoltre ha un aspetto molto bello, infatti ovviamente ha la peluria del Super Saiyan 4 però grigio quasi tendente all'azzurro. Poi i capelli sono lunghi come quelli di un Super Saiyan 3 ma con i tratti del Super Saiyan 4 con un ciuffone enorme che parte tipo dalla fronte, che è qualcosa di assurdo, sembra una sciabola. Poi abbiamo appunto dei ciuffi pendenti sul busto, appunto come Super Saiyan 4. In faccia abbiamo le sopracciglia normali di Super Saiyan, però ovviamente con lo stesso colore dei capelli, con delle occhiaie leggermente blu scuro, ed inoltre con le pupille rosse. È una trasformazione molto figa e molto tamarra, che personalmente a me piace tanto. Non l'ho messa in posizioni più alte perché penso che ce ne siano di migliori. Come trasformazione non ha nessuna condizione particolare, ma è un semplice Super Saiyan però molto più potente, appunto. La medaglia d'argento va al Super Namekian God, una trasformazione a mio parere molto figa, esclusiva per i namecciani. Infatti non viene considerata da molti proprio perché i namecciani sono dei personaggi poco considerati dal fandom. Però è una trasformazione fighissima, si ha in Anime War di Master Media e poi nei vari What If qua in Italia, ovvero Dragon Ball F di Joseph, Dragon Ball Super Multiverse, e ora non ricordo neanche se è comparso in Prime. Scusa Groma, però non lo ricordo veramente. Comunque, come aspetto la vediamo solo su piccolo ed è molto figa. Infatti ha la pelle che da verde diventa blu scuro, appunto. In faccia l'utilizzatore ha delle occhiaie arancioni, gli occhi diventano completamente bianchi tendenti quasi all'azzurro, senza pupille ovviamente, alla Broly. Poi compaiono delle linee in faccia che partono dagli occhi e arrivano al mento, che sono azzurre anche loro. Inoltre poi i muscoli cambiano colore, infatti la parte rosa, se così si può dire, diventa azzurra e luminosa. Lo stesso vale per la parte rossa, che diventa però arancione ma sempre luminosa. Come design, ragazzi, ve l'ho detto, è spettacolare, da un power up immenso, un power up meritato per Piccolo, che dovrebbe comparire pure nell'anime a mio parere. E niente, una trasformazione figa e purtroppo però passa un po' in sordina, dato che molti non apprezzano i namecciani. Però merita lo stesso questa posizione. Al primo posto abbiamo il Super Saiyan Omni, una trasformazione vista su Anime War di Master Media e in Goku contro Saitama. È molto potente, rende praticamente al livello del Daishinkan all'incirca, ed inoltre è utilizzabile solamente da Goku e Vegeta, se non ricordo male. Presenta dei cambiamenti al corpo abbastanza significanti, infatti compaiono delle linee lungo le braccia e lungo il petto, con un cerchio dove ci sarebbe il cuore, che è una sorta di limitatore, se non ricordo male. In faccia abbiamo un triangolo proprio in fronte, con due linee, che funge come limitatore a sua volta. Nella trasformazione di Vegeta, che è quella riservata alla linea del re, appunto, ha solamente un limitatore proprio perché è la trasformazione più potente.
Inoltre i capelli diventano bianchi e diventano tipo molto più alti rispetto al solito, con due ciuffi molto lunghi, come ad esempio vediamo in Goku. Ed inoltre si muovono molto più intensamente, proprio hanno una fisica molto più movimentata, se così si può dire. Le sopracciglia sono bianche, gli occhi sono bianchi tendenti però all'azzurro e sono simili a quelli del Super Saiyan 4. Inoltre Vegeta nella sua trasformazione ha delle occhiaie rosso scuro e delle linee che scendono dagli occhi fino agli zigomi, appunto rosse. Una trasformazione molto figa e molto potente, che personalmente vederla in Super sarebbe bello, anche se ovviamente sappiamo che non è possibile. Però Master Media ha fatto una vera e propria figata. E niente ragazzuoli, la top finisce qua. Fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti, fatemi la vostra top personale delle migliori trasformazioni ovviamente secondo voi. Lasciatemi piace al video, commentatelo e condividetelo con i vostri amici. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per avere tutte le notifiche riguardo i video. Seguitemi sia su Instagram sia su Facebook, dove pubblico degli aggiornamenti riguardo al canale. Mi raccomando, fatelo perché ho schiavizzato due fan per tenere attivo Facebook e non vorrei che fosse fatica sprecata per loro, quindi ragazzi, mi raccomando, fate valere i loro sforzi e andateli a seguire su Facebook. Entrate nel gruppo Telegram e nel gruppo Discord che trovate qui sotto in descrizione, potrete parlare con me e gli altri The Riddles. E niente ragazzi, noi ci vediamo ad un prossimo video di una prossima live. Un saluto da Feraz, bella!